È un momento di incontro per piccoli vignaioli e agricoltori per farsi conoscere. È un momento per il pubblico, per conoscerli, per portare delle piccole porzioni di tanti piccoli territori in una metropoli come Milano. Sono le persone che in qualche modo in questo paese moribondo sono la parte sana in questo momento anche di crisi culturale, politica, economica. Secondo noi, attraversando il Leoncavallo durante la terratrema, si possono trovare delle strade da percorrere. Noi ogni anno continuiamo ad avere più richieste di partecipazione di quanto lo spazio ci permette di soddisfare. Quindi questo vuol dire che il riscontro per i produttori è buono, vuol dire che loro si trovano bene e condividono i nostri temi. C'è una sensibilità sia nell'ospitare i produttori, sia nel degustare i vini, che è inedita nei giovani di solito. Hanno una cultura in più. C'è gente che è stata in qualche modo interessata da questo evento perché ha capito che non è solo un gioco, è una vera presentazione di vini onesti. Vengo tutti gli anni qui, mi piace l'atmosfera, mi piace assaggiare il vino, di solito ci sono dei vini buoni a dei prezzi onesti. Sono anni che faccio la spesa in un certo modo, compro alimenti biologici, non compro prodotti dove ci sono gli OGM, prediligo i piccoli produttori, la filiera corta, per cui cioè, questo posto rappresenta il mio modo di fare la spesa comunque. Io non comprerei mai il vino in un supermercato, ecco. Noi siamo una cooperativa e abbiamo cercato di riqualificare un territorio che comunque era già stato toccato da altre infrastrutture, quali l'autostrada, che comunque proprio nel comune di Chiomonte ci ha lasciato ancora oggi delle cicatrici, che vogliono dire discariche ancora aperte, mai ripristinate. Nell'ultimo anno abbiamo avuto anche lo scontro, il contatto con queste grandi infrastrutture che in questo momento è la TAV. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra cantina, la cantina sociale della cooperativa, è stata completamente recintata dalle forze dell'ordine, comunque da chi dovrà iniziare il cantiere, e quindi l'area di cantina è diventata parte integrante del cantiere. In questo momento la mia attività è seriamente compromessa da un qualcosa che è cascato dal cielo, nel senso, fino a 6 mesi fa si parlava di un cantiere che assolutamente non avrebbe intaccato l'attività economica legata al territorio, in questo momento lo sta facendo. Sta creando un danno non solo alla cooperativa, ma a tutti quelli che comunque coltivano vigneto in quella determinata area del comune di Chiomonte. I comitati hanno proposto noi come cooperativa se eravamo disposti a mettere il nostro vino all'interno di una bottiglia con l'etichetta Vino TAV. A me è sembrata una bella idea, un'iniziativa per far capire che dietro movimento c'è anche chi lavora sul territorio e che quindi non è solo una cosa così aleatoria, ma una cosa legata alle terre. Questo per noi è la terratrema, è anche fare politica, prendere delle posizioni nette rispetto a delle devastazioni ambientali. E appunto dietro la parola come sviluppo sostenibile, ambiente, agricoltura, si nascondono poi le solite cose. Boom!